Cosa pensano gli italiani dei britannici? Per quanto riguarda gli inglesi, ultimamente ci sono stati alcuni amichevoli scontri nello sport, quindi sicuramente avranno qualcosa da dire al riguardo, ma per il resto andiamo a scoprirlo. Tre cose che associate ai britannici. Oh, ai britannici? Sì. Fish and chips. Sì, in generale. Beh, la cucina. Bei paesaggi. Pioggia. Sì, pioggia. Fish and chips. I pub, e quindi la birra, e i double deckers, come si chiamano, i bus grandi rossi. La birra. Io direi fish and chips. Ah. E la regina. La regina. Beh, adesso l'europeo. Perché vabbè, immagino che sia una risposta gettonata. La regina. Il calcio. E la pioggia. E adoro la regina. E mi piace tantissimo Londra. E taxi. Regina Elisabetta e rock. La regina, fish and chips e la pioggia. È proprio banale, però insomma, un po' stereotipi, diciamo, qualche stereotipo. Pioggia, europei. E il tè, per forza. E il tè, esatto, il tè, ci stavo. Stavo per dire la regina. Gli europei, perché per la sconfitta, poi... I corgi della regina Elisabetta, ok, la colazione inglese. Cosa pensate dei britannici? Io non conosco molti britannici, anzi forse tu conosci? Allora, ce n'era uno nel mio corso di tedesco, ma ci ho parlato molto poco. Io non ho amici britannici, quindi potrei parlare solo per stereotipi. Il che secondo me non bisognerebbe mai fare, perché stereotipi sono stereotipi. Però sì, cioè, almeno i britannici ho sempre pensato che fossero... abbastanza, cioè sempre molto polite, come si dice, educati. Gli italiani sono molto più, possiamo dire, un po' più maleducati, ecco. Quindi sì, diciamo che sì, questa è la mia idea dei britannici. E mi sono sempre trovato bene, poi sono, non sono troppo aperto, ecco, forse è un luogo comune che sono molto chiusi, molte persone molto chiuse. Però invece io ho sempre avuto l'impressione di trovarmi sempre bene, sono sempre stati ospitali. E sì, assolutamente sì. E sono molto organizzati anche. Io effettivamente anch'io parlerei soltanto per stereotipi. Sì, io me li immagino, o i britannici o molto tipo in fila da qualche parte e molto composti, oppure completamente distrutti in un pub. Queste sono le due versioni di britannici che mi immagino. Questo episodio è sponsorizzato da iTalki, una piattaforma che mette in comunicazione professori e allievi per fare lezioni di lingua uno a uno. Ci sono tantissime lingue, tra cui l'italiano, e le lezioni sono di tutti i tipi, per ogni budget e per ogni esigenza. Per esempio, vuoi fare una chiacchiera ogni tanto con qualcuno in italiano? C'è. Vuoi invece prepararti per un'intervista per un nuovo lavoro? C'è. Vuoi fare lezioni ogni settimana o forse più volte a settimana, perché proprio vuoi parlare in italiano con i parenti della tua ragazza? Cioè, fare lezione è facilissimo. Basta scegliere la lingua e poi cercare il professore. E c'è una notizia fantastica per tutti voi. Se vi iscrivete ad iTalki usando questo link go.italki.com/easyitalian, dopo la prima lezione avrete $10 in regalo da spendere nelle prossime lezioni.
Io ci sono stata a Londra un po' di volte e mi sono trovata sempre molto bene in realtà. Quindi anche questa chiusura, almeno per la mia esperienza, non l'ho trovata né negli hotel, né nella ricezione, nei locali, eccetera. E quindi no, per me è sempre un aspetto positivo. Ah, sono fortissimi, cioè super bello, bellissimo. Così a caldo sicuramente mi sono più simpatici dei francesi, però no, sono accoglienti, sono molto accoglienti. Sì, sono aperti di mentalità, quello sì. Esatto, non sono snob comunque, cioè nei confronti degli stranieri e tutto, quindi per quello sì. La gente, con la gente mi sono sempre trovato bene, assolutamente. Faccio io fatica a parlare inglese. Mi sono trovato bene perché ero in una famiglia che mi ha accolto molto bene e quindi io sono stato contento, tutti cordiali, però sono stato una settimana, poi magari... Cioè... Ah, io invece non ci sono mai stata, però conosco dei ragazzi che sono carinissimi, gentilissimi, quindi solo cose positive in realtà da quello che so io. Poi. Sì. Sicuramente... un po' molto interessante, una grande storia alle spalle, assolutamente. Persone competenti, sì, direi. Che sono... ci hanno lasciato andandosene dall'Europa. E... sono un po' strani, un po' tanto strani. Perché? Perché dici? Io non ho stereotipi, cioè non è che ho stereotipi, mi piacciono, cioè, anzi un sì, giorno sì. Mi piacerebbe andare a visitare. Sì, mi sono simpatici. Poi, cioè, quando sono stato lì, molte persone non erano proprio britanniche, magari venivano da fuori, molti turisti, ma anche proprio molte persone straniere che si erano stabilite nel Regno Unito, quindi diciamo che ho parlato con più persone, però per lo più simpatiche, accoglienti anche, non fredde. Qualche giorno fa hanno fatto esattamente la stessa cosa, ma al contrario, sul canale Easy English. Italians can cook and they're very well dressed and they're very stylish and they're very exotic and usually quite sexy. I think they have like really good food. It's quite a cool culture. Sicuramente sarà molto interessante da vedere. Il link è in descrizione. Ci siete stati? Sì, ci siete state. Scusate, sì. Ci siete state. Sì. Tu siamo state cominciato? Siamo state in vacanza assieme in Inghilterra. Ah, è vero! Tanto tempo fa abbiamo 10 fatto anni fa. Sì, abbiamo fatto uno di quelle vacanze di 2 settimane in uno dei di quei college in estate in cui impari tipo anche l'inglese. Studio. Le vacanze studio, sì. Sì. E, a Framlingham. E a Framlingham. Una grande differenza tra gli italiani e i britannici? L'organizzazione. Veramente efficienti. Noi qua invece in Italia no, non come là, non come loro. Noi siamo tanto molto più calorosi. Ma penso sì, forse anch'io direi lo stesso. Poi c'è anche il fatto di, cioè, che essendo l'inglese la loro madrelingua non hanno bisogno di dover imparare un'altra lingua e quindi e non sempre magari ti vengono incontro no. Quando cerchi di parlare con loro in inglese. E quindi sì, direi questo, ecco. Forse noi siamo un pochino più aperti. Forse la cultura nel cibo. Sono molto più aperti, cioè. Infatti poi anche i musei sono quasi tutti gratuiti. Ne ho girati un po'. Siamo molto più... come dire? Folcloristici. Sì, esatto, molto più colorati. Cediamo subito al nuovo, a conoscere nuove persone. Che noi siamo molto chiassosi e i britannici no, forse, che noi gesticoliamo tanto e i britannici sono un pochino sì, più composti nel sono parlare. Sono molto sulle loro, magari. Esatto, e noi siamo molto espansivi anche quando sì. Cioè, ci tocchiamo. Sì. Invece nelle persone britanniche non l'ho notata molto questa cosa. Sì, poi c'è difficoltà magari anche a fare amicizie. Io ho una mia amica che abita a Londra e mi racconta tutte le cose che avvengono. Lei effettivamente ha più amici italiani rispetto magari a inglesi. Indossare gli shorts con i calzettoni alti a noi italiani non piace tanto, però vabbè, a parte forse sì un po' lo stile, la moda è un po' diversa. Una grande differenza. Forse il modo di fare, di vivere nella quotidianità, nel senso che siamo molto più, abbiamo molto più mediterranei, nel senso che siamo molto più
Ale fa lo stesso, facciamo, ci troviamo quando vogliamo. Come capita, diciamo. Esatto, non siamo troppo organizzati, invece là magari, almeno dalla mia esperienza, sono un po' più metodici. Anche nel lavoro. Esatto. Nella vita quotidiana e nel lavoro, specialmente. Siamo più mediterranei, esatto, e tutto. Noi gesticoliamo molto. Siamo molto, molto rumorosi. Sì. Una cosa importante che a me ha scandalizzato quando sono andata a Londra, qui per attraversare la strada devi buttarti oppure aspettare che passino tutte le auto che ci sono. Poi ero che parlavo con una mia amica, eravamo ferme alle strisce pedonali per aspettare che passassero tutte le macchine, ci hanno suonato per farci passare. Quindi la differenza proprio del, sì, della, anche della guida soprattutto. L'efficienza? Sì, sì, diciamo, l'Italia è sempre visto come un paese un po' più caloroso. Invece una cosa che hanno in comune gli italiani e i britannici? Aia! Aia, questa è veramente questa è difficile. No, la voglia di far festa, secondo me, invece. Dici, ma quella ce l'hanno un po' tutti i paesi. Che comunque, sempre parlando di quella che ho avuto l'esperienza, che comunque lavoriamo tanto, cioè siamo tanto addetti a modi molto diversi di lavorare, organizzano molto di più il lavoro, sono molto più bravi, noi andiamo molto più sul lungo perché siamo disorganizzati, però tutti e due lavoriamo in modi diversi ma tanto. Forse è il modo di divertirsi, perché comunque, però credo sì, il modo di divertirsi, di vivere la vita, insomma, di... Ma forse amano il divertimento allo stesso modo, perché comunque i locali anche lì sono sempre pieni, la cucina, pur quanto sia differente dalla nostra, a me piace, è buona, e quindi secondo me la gioia di vivere c'è anche lì, un po' come ce l'abbiamo noi che siamo più latini. Tante cose. Io personalmente l'amore per la birra, per i panini, per il calcio, poi cos'altro? Vorrei per dire l'Unione Europea, ma non più. Quindi. Non più. No. Il calcio forse, non lo so. Boh, la passione per il calcio, boh. Sì, forse sì. O la passione per la birra. Anche. Calcio e birra. Easy Italian. I'm about to give you my hopefully non-offensive view of Italians. So, as an English person, my view of the Italians, there's kind of two sides to it because... I now know Italians, and they actually are a contrast to my earlier preconceptions as a child, because when I was growing up, my only kind of interactions or knowledge of Italians was through TV. Fireman Sam, which was a sort of stop motion animation. Other reference I have is from a TV show which on Saturday mornings called Gazzetta Italia Football, or Gazzetta Football Italia. And it had a really great intro. I really recommend people go watch it. Golazzo! Yeah, it's quite an aggressive league, I'd say, but they were all massively stylish. Apart from Roberto Baggio. He had maybe the worst haircut in history. But now my opinions of Italians are completely different because of the Italians that I actually know, they're not this like emotional, aggressive. They are stylish, and from the ones I know are quite good cooks, so that's living up to some kind of cliche, but I'd actually say that the ones I know are kind of quite measured with their emotion and very kind of polite and reserved, bizarrely, but still welcoming. There you go, that's my opinion of Italians. Roberto Baggio, a stop motion woman from a children's TV show. Oh dear. Alla fine sono stati molto gentili, gli italiani hanno detto molte cose simpatiche sui britannici, ma magari l'intervista è stata un po' di parte, visto che l'intervistatrice è britannica. E voi? Cosa pensate dei britannici? Lasciateci un commento. Ciao!